Sabato 27 agosto. Sono diventato zio! Non ci credo. Ho comprato un piccolo pensiero, però ancora non l'ho vista perché per via del Covid non fanno entrare in ospedale, quindi stasera la vado a vedere. Sono contentissimo, una femminuccia di camerine. Sono già innamorato. Sto bene, vuoi dormire tranquilla, che non mi taglio le vene. Sprecati, oggi in sostanza, e niente, sono abbastanza stanco perché stanotte comunque ho fatto le 5 e mezza, tipo, non so, una cosa del genere. Poi sono andato a lavoro stamattina, quindi poi sono tornato alle 5 oggi pomeriggio, cioè stavo distrutto, mi sono buttato sul letto e ho dormito fino alle 7 e mezza, chiaramente. Ora mi vado a lavare, ho suonato un po' oggi, volevo suonare, volevo fare qualcosa del genere. Sono diventato zio, ieri comunque non ho voluto fare tante riprese perché c'era la moglie di mio fratello che era un po' stanca, appena tornata dall'ospedale, la piccolina che ha dormito tutto il tempo, poi c'erano comunque familiari, non mi piace riprendere quando ci sono loro, anche perché non capiscono il senso di YouTube, cioè di farvi vedere cosa faccio nella vita, loro proprio non lo capiscono. Mi ha fatto veramente piacere vedere mia nipote, stare un po' con mio fratello, la moglie, condividere questa gioia con loro, cioè la loro gioia con me, quindi mi ha fatto piacere. Sto pensando veramente a tante cose sul futuro di YouTube. Addirittura potranno uscire da ottobre 3 video a settimana. Perché voglio comunque ampliare i contenuti, voglio arrivare a abbastanza iscritti, cioè voglio fare davvero tanto per YouTube, quindi cercherò di dare il massimo. Promessa che non manterrò probabilmente tutti i giorni, però ci proverò. Detto ciò, penso che ci vediamo domani. Io sono mica uni. Mi perdo nei tuoi occhi, non sei solo in questa stanza. Sta cosa che Amazon ha inventato, dei dispositivi che si collegano tra di loro e fanno ascoltare la stessa musica, secondo me è una cosa che potevano fare benissimo 15 anni fa qualsiasi casa di impianti fatti per bene. Non è una tecnologia che non esisteva, già esisteva 15 anni fa, cioè, grazie Amazon, grazie Echo Dot. Praticamente è finita l'estate, ci sono dei pacchi che sto per aprire e sto, infatti ho già preparato tutto il setup. Ogni volta che preparo il set, cioè, un casino esagerato chiaramente. A settembre però uscirà questo video, perché mi sto preparando già tutta la programmazione per settembre. Mi piace l'idea di tenere il canale comunque con i loro due, diciamo, format principali, che sono musica e unboxing e tecnologia. Mentre il martedì voglio farvi vedere, farvi capire, farvi sapere, rendervi partecipe della mia vita quotidiana, faccio uscire questo vlog settimanale dove faccio vedere un po' quello che faccio. Ora preparo il tutto e quello è il pezzo forte. Beh, in realtà questo è il set completo delle mie registrazioni. Questo è il dopo, sì, c'è una fotocamera. Volevo farlo questo acquisto perché è fondamentale secondo me per aumentare la qualità dei video sul canale. Dato che io ho lavorato tutta l'estate per comprarmi questa fotocamera, supportatemi lasciando un like, iscrivetevi, fatemi capire che vi è piaciuto, che vi piacciono i miei contenuti, perché sennò ci rimetto solo. Continuerei a farlo perché è una cosa che mi piace fare, però con il vostro supporto è quella parola in più che ti dà la forza per andare avanti. Grazie a tutti, sprecati veramente. Martedì 30 agosto. Sono dal Michelangelo dei capelli. Nicola però si chiama. Io l'ho soprannominato così perché è l'unico che me li fa bene. Quindi Hairstyle 2.0, piazza plebiscito, sponsor, così oggi non pago i capelli. Come li facciamo, Nico? Molto corti i lati, quasi a zero direi. Quando Michelangelo si impegna, oddio, è incredibile. Da un 4 sono diventato un 8, proprio in mezz'ora. Mio fratello mi ha appena portato queste calze da Santorini, simbolo per portafortuna, per le male lingue. Umalucchio, lo chiamiamo noi. Grazie Coco. Sprecati, sto decidendo di comprare degli occhiali nuovi da Giovanni Schettini a Sapri, al corso numero civico 82. E mo vediamo che ne esce fuori.
così casomai sponsorizziamo, così me li regala. Ultimo giorno d'agosto, alla fine questi sono gli occhiali che ho comprato. Sto andando a pranzo fuori e non è una pochette, è la fotocamera. Ci sta pure mio fratello, la mia nipote, cose così. Quindi, ciao! Quindi devo fare un po' di foto, comprare il mio zio. Primo settembre, giornata molto difficile perché non è lunedì, però ieri non ho lavorato, quindi oggi si riprende. E primo settembre, tosta. Cioè, tutto quello che abbiamo rimandato l'ho fatto da oggi e già siamo partiti male. È venerdì 2. Venerdì 2 settembre, quindi fine della settimana. Io volevo parlare, dato che è finito agosto e siamo agli sgoccioli di questo, di quest'estate, che per me è stata un po' faticosa perché ho fatto il cameriere, perché nei paesi turistici tutti cercano personale e nessuno riesce a trovarne? Secondo me non è lo stipendio in sé, perché lo stipendio in sé è bene o male, almeno tutti quelli che ho sentito prima di iniziare a lavorare era sulla stessa linea. Il problema in sé, forse, ripeto, forse, vabbè, c'erano certi che volevano sfruttare a tutti i costi un cameriere, però non è stato il mio caso, per fortuna, anzi ringrazio i miei titolari perché mi sono trovato benissimo e sono stato veramente benissimo. Il problema, secondo il mio punto di vista, che quindi non è la verità, però potrebbe esserlo dato che ho fatto questa esperienza, sono le mance. Allora, io con le mance in tutta l'estate ho lavorato solo a pranzo, e c'è da dire questo, ho totalizzato più o meno un 300-350 euro. Sotto un punto di vista può essere buono, sotto un altro punto di vista non lo so. Cioè, ok che a pranzo c'è meno gente, meno affluenza, meno persone che vengono a mangiare, però Ferragosto era pieno il ristorante, chiaramente, un euro di mancia. Tra tutti, non a persona, tra tutti. Questo è il problema dell'Italia e dei camerieri in Italia, che la mancia non la lasciano, cioè non c'è proprio la cultura della mancia. Che più di tanto tu dici, vabbè, in Italia le mance non ne lasciano, quindi mettiamoci tutta l'anima in pace e va così. Invece no, perché sono venuti un sacco di turisti stranieri e non l'hanno lasciata neanche loro. È strano, perché, cioè, soprattutto gli stranieri, cazzo, cioè, tu me la chiedi, me la obblighi a dare e poi vieni in Italia e non la dai. Detto ciò, sprecati, è finita questa settimana. La settimana prossima ripartiamo con un vlog. Che settimana è? No, è ancora la prima settimana di settembre, quindi niente ancora video dedicati, anche se già li sto registrando, sto sprecato, ricordatevi. Ci vediamo quindi settimana prossima con un nuovo vlog. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per essere aggiornati. Vi ricordo di iscrivervi pure a Interisti Sprecati, che è il canale che sto collaborando con Cesco, dove facciamo le dirette delle partite dell'Inter, poi esce il video di riassunto della partita, ci stiamo divertendo, quindi venite live, venite a trovarci che ci facciamo un sacco di risate. Spero che il video vi sia piaciuto, il vlog in generale. Ci vediamo prossimamente. Ciao sprecati.